Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Il nostro Jan Journal sta prendendo forma, abbiamo fatto la copertina, li ho rilegati, abbiamo fatto gli inserti e ora mancano soltanto gli abbellimenti interni. Gli abbellimenti interni sicuramente mi porteranno via un sacco di tempo perché io sono molto molto indecisa su come farli. Innanzitutto vi volevo far vedere che stavo incominciando a provare, a testare qualche piccolo progetto. Ho provato a stampare delle foto e l'ho provata a stampare sopra alla carta da lucido, quella un pochino più sottile. E l'ho fatto anche con questa foto qua. Mi piace il rumore. E ho provato a fare una sorta di taschina, ma era un esperimento, a dire la verità. Poi è venuta bene, sicuramente la inserirò nel journal. Allora, volevo fare una sorta di, cioè in questo Jan Journal, siccome è un po' mistico, diciamo, volevo fare degli antri nascosti dentro, cioè tipo pagine nascoste, tutto un po' strano. Ci provo, non so, è la prima volta che lo faccio, non so se neanche si riesce bene. E devo dire che questa mi piace un botto, anche questa è c'è una taschina qua, upla, dove poter andare a inserire un foglietto, insomma. Ho messo questa cartina, mi piace un sacco il suono, vabbè, tipo frammento di negativo fotografico. E ho usato questo stampo che ho comprato su Amazon. Che non credevo fosse così gigante ed è una serie di stampi così molto molto carini, molto versatili, perché uno non deve per forza usare un tutto intero, insomma può usarne anche soltanto un pezzettino. Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo fare le nostre tag, prendendole da queste qui. Queste qui orizzontali le voglio usare come taschine, come avevo fatto con quello nell'altro Jan Journal. Queste diventeranno delle tag, le ricoprirò dietro con una carta un po' più spessa perché così sono un po' più rigide. E poi vabbè, le andiamo a fare insieme. Queste le voglio lasciare così grandi, ma sempre ricoperte dietro, anche perché così non mi soddisfano molto. E però innanzitutto volevo completare questo insieme a voi. Prendo la mia tavoletta e voglio andare a fare un lavoro tipo questo. Mi servono le forbici. Allora, queste sono le prove che ho fatto delle stampe di quei bagagli là, come si chiama? Di quegli stampi. Ho ritagliato questo pezzo qua perché avevo intenzione di, se lo ritrovo, avevo un pezzo, eccolo qua, un pezzo di carta così. Dove l'ho messo? Qua sotto. Avevo intenzione di attaccarlo qua dietro per creare una sorta di taschina qua su. Siccome viene coperto, no? Così, giusto? Volevo farci lo stampo del pezzo che manca. Ok? Allora, quale metodo migliore se non usare questo che è uguale? Appoggiarglielo sopra. Ecco, è arrivata. Cosa fai? Dai. Appoggiarglielo sopra e stampare, così so bene o male dove vado. La parte che devo andare a stampare, no? Ok, quindi prendiamo la nostra tavoletta, mettiamoci il nostro foglio di carta, direi che la posizione è giusta.
Così abbiamo la parte che ci mancava da poter stampare, da poter attaccare qua. E questa è una cosa. Poi dopo la volevo andare ad attaccare con lo scotch in una pagina qua nel quaderno che faceva flip flip. Ok, adesso andiamo a fare degli esperimenti. Allora, adesso facciamo queste tag qua. E scegliamo la carta. Pensavo di metterci anche questa bella dietro. Questa. Oh, bella anche qua. Oddio, io le adoro queste carte, non le userei mai. Ora dobbiamo solo aspettare che asciuga un po' e poi la andiamo a ritagliare. Praticamente verranno dietro con questa fantasia qua, che a me piace. Intanto che aspettiamo che finisce di asciugare questo, andiamo ad attaccare questo. Però per questo uso quest'altra colla, che è questa. Questa qua, sempre, sono tipo sempre colle viniliche, insomma, non è che cambiano tanto. Solo che l'ho messa in questo qui col beccuccio fine, e cerco di andare un po' più precisa per non avere, cioè praticamente per non avere la tasca troppo piccola. Quindi no, controlliamo bene. Ok, devo andare qui. Ok, adesso dobbiamo essere precisi nel centrare la parte che ci serve. Ok. L'ho centrato, dai. Intanto questo aspettiamo che asciuga. Intanto andiamo a ritagliare questo. E faccio questo lavoro qua per tutte le immagini. Ecco, praticamente questa tag è un po' più spessa. Volendo, ci si può fare un buchino qua e metterci un occhiello. La si può lasciare così, gli si può possono fare arrotondare gli angoli, ognuno fa quello che vuole. Allora, intanto la mettiamo da parte, intanto io ci penso cosa vogliamo farci. Vado intanto a ritagliare tutte le altre e poi ci vediamo dopo. Le ho ritagliate tutte. E sono così, poi sono da rifinire. Poi ognuno ci può fare quello che vuole sopra. Questo invece volevo provare a fare un lavoro diverso perché mi piace questa sorta di cornice un po' più da contrasto, anche se è un po' tagliata male. Possiamo andare a provare a strappare un po', vedere come va. Al massimo lo ritagliamo. C'è proprio coso. Adesso andiamo a provare a strappare. Un po' a manaccia proprio. Andiamo a scurire davanti e dietro tutti i
i bordini, poi anche sulla foto, forse la foto, facendo questo lavoro qui, forse la foto era meglio passarla prima, però siccome l'idea mi è venuta dopo, non ci può fare niente, ormai l'avevo incollata. Ah, è bellino però, eh? Sono contenta, mi piace. Dai, mi piace, sono contenta. Si vedono le parti bianche della carta. Una bruciatura fake. Andiamo a prendere il nostro junky. E vediamo se questo ci sta qua. Wow, figo! Vedete che fa meno fatica a entrare, è un po' più grosso almeno. Vabbè, figa! Allora, prendiamo il nostro junk journal e vediamo dove poter inserire la nostra tasca. La nostra tasca potremmo inserirla qua. Io voglio fare tipo una cosa così, flip flip. No, però lì non mi piace di più. Perché è nascosto. Rimane dietro l'angolo. Ok. Adesso ritiriamo fuori anche questo che intanto pensiamo a come gestircelo. Però il mio junk journal mi piace. Mi piace da matti, ragazzi. Non so. A voi piace? Vedete la cucitura qua? È così. Se non vi piace la cucitura, si possono sempre andare ad attaccare queste due pagine. Attaccare insieme, altrimenti creare una tasca grande. Insomma, tutte queste taschine, tutte queste cose misteriose, tutti questi antri nascosti. A me piacciono, mi hanno sempre intrigato. Però non sapevo che si potessero fare su un quaderno. Comunque pensavo di fare una cosa, una sorta di. Poi volevo passarci la texture paste. Questa qua sanguinolenta. Adesso lo lasciamo asciugare e poi vediamo che cosa risulta. Io ho delle buone aspettative, sinceramente. Sono stata anche bravina, non l'ho sbavato, sono stata quasi perfetta, diciamoci così. Dovrei utilizzare questa. Oh, però questa ci sta. Della serie non è tanto centrato, ma va bene lo stesso. Ci accontentiamo. Allora, vediamo un po'. Ho fatto un po' di zoom, ma devo cambiare l'impostazione cioè, di come mi metto con la fotocamera, perché sennò non mi vedete. Mettiamo questo e il ragnetto. Ok, si chiude. Ed ecco qua. Dai, è carino. E anche questo è terminato. Terminato e questo sta benissimo forse. Forse ci entra. Ecco. Sì, vabbè.
Ma sì, dai, che va bene. Ora non ci resta che fare la cartolina che fa qua dentro. Adoro, adoro. Ora facciamo le taschine da inserire nel nostro junk journal per gli amici junkie. Le voglio fare come l'altra volta, metterci dietro un pezzo di dizionario, giusto per fare un po' di volume e farla leggermente più grande rispetto alle dimensioni delle nostre cartoline. Come al solito vado a scurire i bordi, i lati. Perché fa scena, fa figo. Poi però stavo pensando, e se non, visto che comunque sono rimasta nel tema sbrucciacchiamento, ho fatto così anche le altre tag, queste altre due così le ho fatte, potrei sbrucciacchiare anche queste. Gianchi, vieni qua, che facciamo una prova se sono troppo grandi, troppo piccole. Ah, è vero, vi faccio vedere. Allora, Gianchi si apre Gianchi, si fa prima carrellata Gianchi, ok, e ta-ta! La taschina si è staccata. Con questo scotch. Ho provato a farlo scotch, ma qua l'ho attaccata male, forse, sicuramente, no, forse. E si stacca. Troverò un modo migliore per attaccarlo. Può darsi che attacco lo scotch con un po' di colla. Allora, ne volevo mettere. Allora, intanto ne volevo mettere una qua, così, e questa ci sta. La potremmo mettere qua, vediamo se così grande ci sta. No, tocca farla più piccola. Ok, adesso la andiamo a scurire. Allora, faccio questo procedimento da sola, tanto ormai l'avete visto. Poi ci vediamo dopo quando è il momento di andarla ad attaccare. Adesso andiamo ad attaccare le nostre taschine. Allora, devo trovare un rimedio qua. Ho capito che non è stato un'ottima idea metterci lo scotch. Dopo ci penso come fare. Allora, avevamo detto che una la dovevamo attaccare qua e ci volevo mettere questa, però ho fatto ci ho attaccato i miei esperimenti e quindi devo aspettare che si asciughino, che asciughino i miei esperimenti. Ho messo queste basi di resina in cui ho aggiunto, adesso faccio vedere una di qua, tipo questa, dove ho aggiunto una goccia del cremesi, che però fa fatica ad asciugare, una goccia così fa fatica ad asciugare. Queste le ho attaccate e la colla ha sbordato un po' di colore, però non mi dispiace. Dopo questa va attaccata così qui. Si muove ancora, quindi bisogna che aspetto che asciuga, però mi piace. Vabbè, ok,
Poi avevamo un'altra che era da attaccare qua ed è questa qua, questa la possiamo attaccare. Dopo ho arricciato un po' gli angoli qui, così, giusto per fare qualcosa di diverso. Ok, adesso ci mettiamo questa qua, la solita, adesso faccio scendere un po', forse se scende, e non mi devo sbagliare gli angoli, quelli devo andare a appiccicare. Sono fuori camera, lo so, ma non è interessante mentre metto la colla. Ho messo la colla e adesso l'appiccichiamo. Così la taschina è formata. Sono contenta. Adesso dobbiamo decidere dove mettere questa. Questa la devo mettere in una parte dove è un pochino più grande. Ok, allora andiamo a vedere. La metterei sull'ultima pagina, sull'ultimo inserto. Non ci starebbe neanche male. Oppure qua, però alla fine, chi ci arriva mai alla fine di un quaderno? Io no. Dai, la mettiamo qua, con l'apertura di qua. Dai, sì, la mettiamo qua. Ok, allora colla. Che cosa ci possiamo attaccare qua? Dov'è? Qui. La busta. Ci possiamo attaccare la busta. Qui. Prendiamo una matita. Facciamo un segno qui e un segno qua. Sulla busta sono indecisa se farci una fustella qua oppure metterci questa, tipo. Allora devo ritrovare quello stencil lì. Ah, però questo sarebbe una gran figata farlo così, tipo che viene giù per tutta la busta. Bello però, voi che ne dite? Senza farci il buco? Sì, mi sa che lo faccio così. Così finiamo tutta la texture past. Eccoci, allora alla fine scusate, la busta è venuta così, mi fa impazzire, letteralmente impazzire. E mi piace tantissimo, ci ho fatto il timbro sotto e qua lo stencil con la texture past. Paste. Non imparerò mai come si dice. Qua ci ho fatto una taschina come ho fatto nell'altro junk journal, ci ho messo un pezzo di carta e qua idem con la tasca della lettera, insomma, l'ho attaccata ai lati che così è chiusa. È chiusa. E bene, allora le taschine. Allora, alla fine questa qui l'ho attaccata così, non mi fa impazzire, però ho dovuto fare in qualche modo. Ho attaccato lo scotch con la colla e in pratica viene, si apre per così. Sì, si apriva, ma fanculo, si è staccato. Si è rotto lo scotch. Non ci posso credere. Ah, sì, è rimasto attaccato dove c'era la colla, attaccata qua. Vabbè, questa tasca non so da fare. Va bene, ok, posto. Troverò un modo per poterla attaccare. Magari ci attacco qualcos'altro di più resistente dello scotch. Mi piaceva però l'idea dello scotch. Uffa. Con la nostra tag qua dentro nella tasca. Uffa, vabbè. Il ragnetto.
E questa che adesso si è infilata dentro di più, la tag che c'era dentro l'altra tasca. Devo dire che questa tag mi piace, per essere stata la prima tasca che ho fatto in questo modo qua. Mi piace un botto se riuscissi a attaccarla, vabbè. Poi le altre taschine, alla fine della fiera, c'è questa qua che poi l'ho attaccata, che con questi due bagaglini un po' macabri, qui, non so se si vede, però mi piacciono un botto. Avevo da recuperare un po' di basi in resina venute male, quindi dai, ho recuperato. Tanto lo spirito del Junk Journal è riciclare. Io sto, a parte le parti, queste qui, delle foto che creo io così, il resto è tutta carta riciclata, insomma, carta che avevo già in casa, non ho comprato nulla. E qui ci sono le altre due tag. E poi ho provato a fare un altro esperimento, però è rimasto un po' grossettino, ed è questo libricino qua. Non so, mi intrigava sta cosa di fare un po' di cose strane. Rimane un po' grosso perché poi dentro c'è un'altra cosa, e l'unico posto, diciamo, dove potrebbe stare è qua al centro. Comunque questa qui è un'altra immagine che avevo creato. Partendo dalle foto, insomma, questo è l'alberello che si l'alberello che è poi un ramo. Però messo così sembrano alberi, bellino, mi piace. E ci ho provato a fare un pennello e questo devo dire che mi piace molto. E allora ho deciso di farlo così. Questo si apre, c'è una tasca qua, ci ho messo questa bellissima lettera scritta a mano da me. Ho provato a simulare una lettera che non si capisce neanche quello che ho scritto, ma non c'è scritto niente in pratica. È stata fatta un po' così, un pezzo di carta dove si può andare a scrivere. E poi l'ho fatto tutto un po' sbrucciacchiato, un po' strano. Qui è sempre una base in resina con il retro, sempre con il cremisi. Ho fatto una tasca anche qua, qui, così. Vabbè, questo era attaccato a una serie di taghettine che mi piacevano. Questa è una tag così semplice, semplice. La teniamo qua dentro, poi questo si apre. Sì. Mi piace un botto fare queste cose. Qui ho fatto una tasca con un pezzo di dizionario. Questa è un'altra tag. Ci ho attaccato una cosina qui, ma una forse è un po' bruttina. Vabbè, non ne avevo più da provare. Le altre si erano rovinate. Questa la infiliamo qua. Poi ho fatto un po' tutte queste pieghe, un po' tutta sta roba. Mi piace un botto. E così ho recuperato anche le tag. Una è qua, quelle grandi, quei fogli grandi che avevo. Una è qua, una è qui e una è qua. Questo poi lo vedrete nel prossimo video, dove ho provato a usare, a invecchiare la carta sparaflesciatissimo con la curcuma. Sì, con la curcuma ed è venuto così giallo. Giallo, no, non dico cosa mi sembra a me, però boh, ha un certo non so che, sembra un evidenziatore che si è rovesciato, però mi piaceva sta cosa. Vedete? Addio. Comunque ve lo spiegherò cosa mi sembra. Vabbè, però comunque mi piaceva, cioè mi piaceva. Ho provato a usarlo, vedere che risultato, che cosa faceva, ed è venuto fuori così. Questo è tutto sbruciato. E niente, questo Sparaflash sembra Pikachu. Ho spiattellato Pikachu sopra una foglia di carta. E adesso, alla fine, praticamente questa è fatta così. Ho unito, questa sempre l'ho fatta io, con pennelli fatti da me. Io ci tengo a sottolineare questa cosa, che queste le ho fatte io, perché ci ho messo un sacco di tempo, veramente tanto,
a farle, quindi lo voglio specificare. Queste le ho fatte io, pennelli compresi, tutti fatti da me, tutti disegnati da me, ok? E questo praticamente è così, è un libricino, tatan, così si apre. Questo è un altro foglio, sono tre fogli diversi. E questa Pikachu, Pikachu! La curcuma penso che non l'esperimento fallito, però ci ho provato. E quindi il prossimo video sarà come invecchiare i fogli con la curcuma. No, scherzo. E questo è il retro. E niente, questo è andato. Poi ci sono le altre taschine, che quelle le avevamo viste anche l'altra volta. Non ho fatto altro a parte questo, ma non mi sono filmata quando ho fatto questo perché era un esperimento, non credevo neanche riuscirlo a fare. Quindi se vi piace, possiamo anche farne insieme un altro e vedere come risulta, insomma. Se vi interessa, fatemelo sapere. E le altre taschina, questa qui è quella che avevo attaccato su questo pezzo qui. Queste sono le altre tag. Ah, c'è questa qui, semplicissima, questa qua, così, basta. Il video finisce qua. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Mancano 15 giorni a Natale e io ho finito di fare i video su Halloween. Quindi per Pasqua sicuramente riuscirò a finire di fare il video di Natale. Comunque ditemelo sinceramente, quante o quanti di chi si approccia al mondo di YouTube riesce a essere in ritardo come me? Ditemelo voi, quanti? Sono originale o no? Cioè, bisogna sottolinearla sta cosa, sono originale. Bene, dopo questa arrampicata sugli specchi, vi saluto. Se il video vi è piaciuto, vi invito di mettere un bel like, che mi aiuta anche a capire. Adesso sto valutando se separare i due canali, se fare due canali separati, insomma, anche perché questa cosa qui mi sta piacendo molto e quindi penso che continuerò a farla. E vorrei ricominciare anche a fare video sulla resina, perché sì, perché è ora. E niente, basta. È tutto qua. Halloween è finito. Ciao ciao.